Con Cow Comfort intendiamo il benessere che gli animali vivono in stalla grazie alla qualità dell'ambiente che ricrea le condizioni di comfort che le vacche vivono in natura. Come fare quindi a realizzarlo in modo efficace? Ciao, sono Vittoria Musicco, responsabile marketing di AgriCow SRL. Da 30 anni ricreiamo il comfort che gli animali vivono in natura, garantendo al massimo il loro benessere, l'igiene e la loro sicurezza, permettendo loro di produrre più latte e aumentare quindi i tuoi profitti. La stalla è il luogo di lavoro per l'uomo, ma è soprattutto ambiente vitale per l'animale. Con il diffondersi dell'allevamento intensivo a cuccette, l'uomo ha cercato di automatizzare il più possibile il lavoro per ridurre i costi di manodopera e materiale, per esempio per la lettiera, e per mantenere gli animali in condizioni igieniche migliori. I problemi sanitari di mandria, come mastiti, ipofecondità, zoppie, malattie infettive, hanno assunto un peso sempre più crescente, con grosse ripercussioni sulla produttività degli animali. L'origine multifattoriale ha evidenziato l'importanza dell'ambiente e si è sviluppato il concetto di cow comfort, letteralmente comodità della vacca, che altro non è che un aspetto del benessere animale. Vediamo quindi cosa è importante per il comfort della bovina. Ecco quattro elementi molto importanti. Primo elemento molto importante, lo spazio. Negli allevamenti con lettiera permanente si ritiene che gli spazi dovrebbero rispettare le esigenze, massima possibilità di accedere al cibo, all'acqua, di riposare e di fare movimento, ed il comportamento proprio della specie. In spazi troppo ristretti, i contatti ravvicinati tra bovine accentuano i confronti sociali che sono caratterizzati da scontri che provocano stress. Questo altera il comportamento degli animali, riducendo le ore di riposo, l'accesso al cibo e in generale le performance. Come la riduzione di produttività, il calo di difese immunitarie. Gli animali sono più irrequieti e aumenta il rischio di scivolamento e caduta, quindi di lesioni traumatiche. Per questo motivo è necessario garantire lo spazio adeguato ad ogni animale. Il secondo elemento molto importante è il riposo. Il tempo passato in decupito nelle condizioni naturali del pascolo, secondo diversi studi, oscilla tra l'8,3 e le 11,5 ore giornaliere. I benefici dello stare coricate per un tempo adeguato sono infatti innumerevoli. La bovina rumina più a lungo che non stando in piedi, aumenta quindi la quantità di saliva prodotta ed il bicarbonato ingerito, utile per tamponare l'acidità ruminale. Nell'animale in decupito aumenta il flusso sanguigno nella mammella e questo è positivamente correlato alla produzione di latte. Non ultimo, un aumento del tempo passato in piedi, ovvero un ridotto tempo di riposo, aumenta il rischio di zoppie. Soprattutto se l'animale è fermo, le notevoli pressioni sulle strutture interne del piede e le interazioni col duro pavimento di calcestruzzo riducono il flusso sanguigno e con questo l'apporto di ossigeno, sostanze nutritive e l'allontanamento delle sostanze tossiche. Qualsiasi sia il tipo di fondo usato nella cuccetta, è fondamentale la sua manutenzione giornaliera e su questo bisogna essere chiari con l'allevatore. Da materassi e tappeti ogni giorno vanno rimosse le deiezioni e va cosparsa abbondante segatura paglia per ridurre le infezioni mammarie e per prevenire le lesioni cutanee sugli arti. Andiamo adesso al terzo punto importantissimo, l'accesso a cibo e acqua. Al pascolo le bovine passano circa 8 ore a mangiare. Le vacche stabulate dedicano circa 4,5 ore ad alimentarsi, secondo quello che ci dice Cook. I momenti di alimentazione sono regolati dall'uomo e legati in genere ai tempi di mungitura. Il fabbisogno idrico di una vacca da latte dipende da una serie di variabili, fra cui il peso corporeo, la quantità di latte prodotta, la sostanza secca ingerita e la temperatura ambientale. Una bovina di 600 kg circa, che produce circa 35 litri al giorno, d'estate può necessitare anche di 105-115 litri al giorno di acqua. I punti di abbeverata devono essere maggiori di numero, soprattutto in presenza di primipare, in zone con alte temperature ambientali e se si formano code per l'abbeverata. Gli abbeveratoi, infatti, vanno posizionati in punti dove non ostacolino l'accesso, tolgano spazio alla mangiatoia, meglio sulle pareti laterali e sui corridoi d'attraversamento. Ecco che anche un corretto posizionamento degli abbeveratoi porta benessere notevole alla mandria. Addentriamoci ora nell'ultimo punto, il quarto, il ricambio d'aria e il raffrescamento. L'aria all'interno della stalla può subire variazioni per quanto riguarda la temperatura, l'umidità, la presenza di gas nocivi come CO2 e la carica microbica nelle polveri. Il problema principale negli allevamenti intensivi italiani è rappresentato dalle alte temperature ambientali dei mesi estivi e soprattutto al nord dall'alta umidità relativa. Con temperature superiori ai 32 gradi, i sistemi di termoregolazione non sono più efficienti, non sono sufficienti soprattutto, e l'ingestione di sostanza secca può calare dall'8 al 12% e la produzione di latte ovviamente cala circa del 20-30%. Si parla quindi di stress da caldo. Le bovine forti produttrici sono le più sensibili in quanto hanno un'elevata ingestione di alimento che contribuisce ad innalzare la loro temperatura corporea.
un'umidità relativa elevata, le radiazioni solari dirette e una scarsa circolazione dell'aria incrementano questo problema. Il caldo e l'umidità intensa riducono l'accesso alla mangiatoia, quindi durante il giorno le vacche tendono a rimanere all'ombra, non si muovono né per bere né per mangiare. Questo causa un aumento di salivazione e a volte le tiene in piedi più del necessario. La ventilazione è quindi importante per il ricambio dell'aria, per abbassare la temperatura e l'umidità ambientale. I ventilatori aumentano la velocità dell'aria diretta sul corpo, quindi si chiama raffrescamento fisiologico, e vanno installati lungo i corridoi di alimentazione, sulle cuccette e possibilmente anche in sala d'attesa. Garantire il cow comfort nella tua stalla è quindi fondamentale, ci sono molte variabili che entrano in gioco. Per questo i nostri specialisti esperti nel cow comfort delle tue vacche sanno realizzare le soluzioni perfettamente su misura per la tua stalla. Se ti è piaciuto il video, clicca mi piace, attiva la campanella per non perderti i prossimi video e seguici sui nostri canali social. Trovi tutte le informazioni sulla nostra azienda e anche sul nostro sito web al www.agricao.com. Ciao!